C'è ancora un momento molto speciale dell'Assemblea che è l'Innovation Award, cioè i premi che ogni anno riconoscete alle aziende del vostro territorio che si sono distinte per investimenti quest'anno in particolare in innovazione 4.0, quindi digitalizzazione degli impianti, tutti i nuovi macchinari connessi che peraltro accedono anche agli investimenti previsti dal piano Calenda. Possiamo quindi iniziare, quindi invito sia il Presidente Cabini che il Presidente Past e Present President Francesco Buzzella per la premiazione. Inizierei da ACM, Massimo Raffaele, loro lavorano nella lavorazione di imballaggi flessibili, hanno investito per migliorare il ciclo produttivo con magazzini verticali, con sistemi SAP per l'automazione e termoformatrice. Complimenti. E poi invito per Barilla Mario Zanetti, ha investito per condividere, storicizzare eventi e informazioni chiave in modo smart tramite tecnologie digitali. Prego, dottor Zanetti. Complimenti Zanetti. E poi per la Bettinelli, Fratelli Bettinelli S.P.A., Vincenzo Bettinelli, siamo nel settore metalmeccanico, per aver investito in infrastrutture digitali finalizzate all'accelerazione dei processi decisionali anche in piattaforme di processo. Complimenti le foto. E la prossima azienda è BNP Recycling con Cristiano Colleoni, qui si lavora nel mondo della plastica e ha investito in un sistema informatizzato per la gestione della postazione pesa del prodotto finito in transito dalla produzione al magazzino. Per l'azienda Frabo, Manuela Bonetti, settore metalmeccanico, investito nella creazione di un nuovo reparto con impianti e macchinari interconnessi, integrati, in grado di realizzare raccordi e pressare con specifici profili. Ancora nel settore metalmeccanico, Impea SRL, Francesco Bosisio, che ha investito per l'aumento della produttività e delle performance con il taglio laser e ha investito, come si diceva, per il miglioramento delle competenze. La targa, non se la dimentichi, per l'azienda Maus Italia, Stefano e Anna Agostino, per aver investito nei macchinari in interconnessione e per essere impegnati nell'attività di ricerca e sviluppo per creare macchine uniche che possano introdurre innovazione, sicurezza, qualità e automazione. E ci spostiamo nel settore alimentare con il salumificio San Michele S.P.A. Daniele Cremonesi, per aver investito nell'automazione del processo di salagione dei prosciutti crudi tramite i robot interconnessi con le linee di lavorazione. Poi abbiamo ancora un gruppo di aziende insieme che sono Ancorotti Cosmetics con Renato Ancorotti, Eurofins Biolab con Marco Antonio Baeli, Lumson con Matteo Moretti, Omnicos con Marco e Domenico Cicchetti e Regi SRL con Alessandro Latini e Cristiano Costa, per avere investito nella realizzazione di un progetto che si chiama Adicom, puntando sulla generazione di un processo produttivo ottimizzato e per averlo fatto insieme. Ora per Seriart, Walter e Matteo Galbignani, per aver investito in interconnessione tra stampante e fresa da taglio di alta precisione, creando un nuovo processo produttivo molto evoluto. E allora direi che è una bellissima foto di gruppo, le vostre aziende che hanno investito e meritato di più per l'innovazione, in particolare l'industria 4.0. I fotografi hanno bisogno che vi stringiate un po'.
Bene, allora ancora complimenti a tutti, grazie, al lavoro, al lavoro.